Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale e a un nuovo video. Oggi parliamo in questo nuovo video di una nuova uscita per Mondadori, ovvero Il prelato dell'albero delle arance di Samantha Shannon, una nuova uscita fantasy che io ho letto in anteprima grazie a Oscar Wilde. È un bel mattoncino che vuole entrare a far parte di quel grande filone fantastico che è like slash epic fantasy. Poi vi dirò quanto secondo me c'è di like e di epic. Il mondo in cui avviene l'azione è principalmente diviso in occidente e oriente, con una parte anche importante del meridione. World building è curato, non particolarmente originale, nel senso che non c'è nemmeno bisogno di una mappa, si capisce, questo è buono, nel senso che si capisce abbastanza bene da quello che descrive l'autrice, dalle coordinate che dà l'autrice, dove siamo, in che luogo siamo, cosa sta succedendo dall'altra parte, dove si stanno dirigendo i protagonisti, dove avvengono le battaglie, gli scontri, quindi si capisce bene e secondo me appunto non c'è bisogno di una mappa per orientarsi, bisogna tenere presente semplicemente questa divisione tra Oriente e Occidente, una divisione che Samantha Shannon magari non cura dal punto di vista dell'originalità, ma cura tantissimo dal punto di vista culturale, nel senso che a ogni popolo attribuisce delle caratteristiche proprie che lo distinguono dall'altro, da quello confinante o comunque dagli altri in generale, e da spessore, è ciò che dà spessore e anche un tocco di originalità al world building, che in sé è una divisione tra Oriente e Occidente, suona anche abbastanza. Forse detta così suona abbastanza semplicistica per quanto riguarda una high fantasy, appunto. Il romanzo è scritto in terza persona, i punti di vista sono quattro, quello di Ead, Tané, Niklaïs, spero di averlo pronunciato correttamente, e Los, protagonisti che vi lascio scoprire da soli, perché anche è proprio il bello, uno degli elementi più belli di questa storia. Posso dirvi soltanto che a me personalmente è piaciuto di più il punto di vista di Ed, e lo trovo quindi della serva, dell'ancella, della regina Sabran, e lo trovo nettamente superiore agli altri, nel senso che si sente quanto l'autrice sia affezionata al personaggio di Ed e anche di Sabran in realtà, perché attraverso gli occhi dell'ancella capiamo anche il personaggio della regina, che molti non sopportano, in realtà è abbastanza insopportabile, ammettiamolo, diciamolo, però ecco, mi piace come è stato costruito. Secondo me Ead e Sabran insieme sono i due personaggi meglio costruiti, ed è bello vedere Sabran di riflesso in Ead attraverso lo sguardo di Ead e come cambiano insieme questi personaggi. Per quanto riguarda gli altri, quindi Loth, Tané e Niklaïs, Loth mi piace abbastanza come personaggio, mi piace il suo inserimento nella storia principale. Quel punto di vista di Niklaïs e Tané sono quelli che mi sono piaciuti meno. Quello di Tané mi è piaciuto perché ha fin da subito a che fare con i draghi, con il filone draconico, possiamo dirlo così. È una ragazza che vuole diventare cavaliere dei draghi, e mi ha ricordato tantissimo Aragorn, e per certi versi, appunto in alcuni punti della narrazione, anche Dragonheart. Se non avete mai visto Dragonheart, andate a recuperare, perché è uno dei miei film preferiti, anche se, vabbè, si sente che ha il suo età, io piango, cioè non ha niente di speciale. Il film, la storia a livello di fabula è molto semplice e anche l'intreccio non è particolarmente elaborato, però mi è piaciuto proprio per questo, per la sua semplicità. E poi vabbè, secondo me il finale, per me il finale è sempre emozionante, ecco. Quindi è stato bello, più che altro, cioè il punto di vista di Tané secondo me è bello perché ha a che fare con i draghi. Perché appunto vuole diventare cavaliere di questi, quindi ovviamente abbiamo subito un diretto contatto
con queste creature. Mentre il punto di vista di Nicholas, cioè no, non è inutile, per carità, dà spessore alla storia, dà un altro punto di vista alla storia, meglio. Però è quello che forse mi è piaciuto meno, insieme a quello di Tané. Tané all'inizio, il punto di vista di Tané all'inizio incuriosisce, secondo me, perché ha a che fare con i draghi e poi va a esaurirsi. Cioè, quello meglio costruito, quello più interessante da leggere, più coinvolgente, a mio parere, rimane quello di Ead. Gli altri sono un gradino sotto. Il punto di vista di Ead, che è difficilissimo da pronunciare, cioè il suo nome intero ancora di più, e lo scoprirete. E io lo leggevo, cioè lo guardavo, non riuscivo a leggerlo nemmeno nella mia testa. Ci sono dei nomi davvero tanto complicati da leggere e abbastanza cacofonici. Cioè, a volte davvero, non voglio essere cattiva, ma sembra quasi che l'autrice sia andata in uno di quei siti tipo Name Creator, Name Generation, generatori di nomi, ecco, e abbia cliccato sulla tendina, abbia aperto la tendina, abbia scelto l'opzione nomi fantasy e li abbia ributtati nel testo. A volte mi è sembrato così. Per i nomignoli, per i soprannomi, cioè per le abbreviazioni, ancora peggio, cioè nel senso, Ead da pronunciare è abbastanza difficoltoso e non ha niente di epico come nome, cioè come soprannome. Il suo nome intero è epico, ma non è illeggibile, quindi vabbè, fa niente. E mentre Sabran a un certo punto diventa Sab, che io dico, vabbè, chiamatela S che fate prima, cioè non so quanto vogliamo togliere ancora il suo nome, cioè vabbè. Comunque, scelta di nomi a parte, che comunque è importante, cioè non è questione soltanto di gusto personale, cioè la scelta dei nomi è importante, come nella vita, anche in letteratura, e si poteva lavorare un pochino di più in questo senso, sia per quanto riguarda le abbreviazioni e sia per quanto riguarda certi nomi che, cioè, non è che un nome è epico perché è lungo una riga, perché occupa una riga quasi, o mezza riga, cioè, no, come un romanzo fantasy non è epico perché ha più di 500 pagine, perché è un mattone, assolutamente no, cioè la quantità, oltre al discorso quantità non è qualità, proprio, cioè l'epicità è data e conferita da altre cose, dal tono, dal linguaggio, che poi vabbè adesso ci arriviamo al linguaggio, da alcune scelte, a partire da quelle più banali all'apparenza, semplici o poco significative, come la scelta dei nomi, e da tante tante altre cose. Cioè ci sono libri, cioè ad esempio, no, non per citare Tolkien, ok, però non voglio nemmeno metterle a paragone, perché no, cioè per fare una battuta stupida e anche semplice posso dire che non c'è paragone, però è una battuta che, sì, sempliciotta, che trova il tempo che trova e non porta nulla alla discussione. Aggiungo che ben venga che nel 2019, quasi 2020, Samantha Shannon, o in generale qualunque autore che voglia scrivere fantasy, epic fantasy in particolare, non segua lo stile tolkieniano, perché, cioè, non regge nel 2019, quasi 2020, nei nostri anni, non è più moderno. Che poi, per me, Tolkien porta a galla tematiche attualissime con il Signore degli Anelli, vabbè, poi ci facciamo tutto un discorso sul Signore degli Anelli, sto preparando dei video, però per fortuna Samantha Shannon ha rinnovato il linguaggio rendendolo moderno, e questo è un punto secondo me a favore, con alcune scene altamente, cioè con alcune scene nella loro composizione sono altamente cinematografiche, quindi a parte qualche piccola ingenuità, cioè piccola grande ingenuità stilistica, però meno male che non ha seguito quel filone. Cosa stavo dicendo? Ho perso troppi incisi? Stavo dicendo, ci sono, ho fatto mente locale, che poi io mi faccio anche una scaletta, però non la seguo qua, sta cadendo la mia impalcatura qua, vabbè, poi non la seguo, quindi parto per la tangente e soprattutto quando mi prendo bene. Vabbè, comunque, stavo dicendo che per quanto riguarda l'epicità,
Volevo farvi l'esempio del Silmarillion. Ora, il Silmarillion non l'ho ancora letto per intero e dovrebbe essere, se non sbaglio, qualcosa come meno della metà del Signore degli Anelli, ok? Della trilogia del Signore degli Anelli. Sono andata di recente in libreria, io vado sempre in libreria, quindi che novità, di recente significa nulla, vado praticamente tutti i giorni in libreria e ho iniziato a sfogliare il Silmarillion. Ho letto qualche paragrafo sparso del Silmarillion e ho sentito l'epicità, anche leggendo qualche paragrafo. Quindi, oltre, cioè, al di là della grandezza dell'opera, cioè proprio grandezza fisica dell'opera, cioè numero di pagine, conta la grandezza di intenzione, di pensiero, cioè, posto che comunque Tolkien arriva da un ambiente accademico e Samantha Shannon da tutt'altra, cioè, da tutt'altra parte, da tutt'altra tradizione, da tutt'altro ambiente e ci sta benissimo, ripeto, non voglio metterla a paragone non voglio metterla a paragone con Tolkien, però per farvi capire il discorso sull'epicità che io qui non ho sentito, non ho sentito in maniera così forte, per essere un epic fantasy per me è un po' un problema questo, però può darsi che non l'abbia sentito io, e, cioè mi aspettavo in generale che il tono si alzasse, soprattutto in certi punti, come quello della battaglia, della battaglia che è scritta in modo imbarazzante, cioè allora a un certo punto mi sono, cioè sto procedendo per... Non voglio massacrarlo questo libro perché comunque mi è piaciuto, però parliamo un attimo della battaglia senza andare a senza farvi spoiler, senza darvi alcuna anticipazione. La battaglia è scritta in modo imbarazzante e lì mi aspettavo, forse perché mi aspettavo tanto io, forse pensavo, non so, credevo che in quel punto si sprigionasse tutta l'epicità e che le pagine precedenti fossero pagine così preparatorie all'epicità dello scontro. Così non è stato, cioè io vi consiglio di leggere quella parte ascoltando in sottofondo la sigla delle Winx. Fidatevi, mi ringrazierete perché io mi sono scompisciata dalle risate. Non so se si dice scompisciare, vabbè, scompisciare è termine tecnico. Comunque, prendiamolo come termine tecnico, lo prendo io in questo momento. Io veramente mi sono fatta delle grasse risate lì. Ah, perché ci sono boh, descrizioni al limite del banale, cioè in quel punto non c'è innovazione, non c'è epicità soprattutto, io non è che cerco innovazione ogni volta, però epicità per un epic fantasy, permettetemi che sì, di sì, cioè la cerco e come, ecco, quindi io ritengo Il Priorato dell'Albero delle Arance un ottimo prodotto di intrattenimento. A tratti davvero, cioè un buon prodotto di intrattenimento a tratti davvero ottimo, perché comunque si fa leggere parecchio bene. Adesso arriviamo a qualche ingenuità stilistica che ho trovato. Si fa leggere bene, ecco, cioè quando lo prendevo in mano poi lo leggevo molto molto volentieri. Però non, cioè, sì, quindi si ferma, secondo me si ferma a quel punto, cioè il limite di questo libro, a mio parere, è che non arriva mai a toccare un tono epico, ma non il tono epico di Tolkien, il tono epico di George Martin, cioè il tono epico di Samantha Shannon. Ecco, senza paragonarla ad altri autori classici o meno. Assolutamente no, cioè io ho valutato questo libro prendendo in considerazione Samantha Shannon e Il Priorato dell'Albero delle Arance. Fine, senza aspettarmi il nuovo Tolkien, senza aspettarmi niente, no, mi aspettavo l'epicità di Samantha Shannon, che evidentemente non sa raggiungere, cioè almeno a me non è arrivato questo. Al di là delle ingenuità stilistiche, cioè lo stile in generale è basico. Però favorisce in questo modo il linguaggio moderno, che ci sta, è secondo me il punto di forza a livello stilistico. Come
con qualche ingenuità, ad esempio, ci sono delle ripetizioni all'interno del testo, cioè scene che si ripetono sì con altri personaggi, però permettetemi la seconda volta che sento un personaggio, sì, ok, diverso. Dare appuntamento a un altro in un altro buio del castello per confabulare, cioè, beh, sì, trova un altro modo. Però al di là di questo, la storia regge, soprattutto come autoconclusivo, regge una storia finita in se stessa. Non voglio nemmeno. Cioè, non, queste poi ingenuità stilistiche, adesso viene detta una. Non vanno secondo me a pesare sulla narrazione, perché comunque bisogna considerare che è un libro di più di 800 pagine. Quello che secondo me pesa negativamente è il tono che non si innalza mai, almeno, ripeto, io non l'ho sentito, cioè non ho trovato l'epicità che cercavo e che questo libro mi aveva promesso. Poi le ingenuità stilistiche si sistemano, le sistemerà nei prossimi libri, io non voglio leggere uno stile. Cioè sì, non faccio ipocrita, sì, piacerebbe leggere uno stile impeccabile, ma in generale l'impeccabilità mi annoia anche un po', quindi posto che uno stile sporco non è uno stile, come posso dire, mediocre, ok? Però quello che pesa di più è il tono. Per quanto riguarda le tematiche che affronta, si è detto che questo testo è un fantasy femminista. Ora. Secondo me è un po', cioè, facciamo un po' il punto su questa cosa, sempre per quello che ho percepito io. Tornando ai punti di vista, quello più innovativo e interessante, come vi ho detto, è il punto di vista di Eda, non soltanto perché si scopre di più sulla regina Sabran, altro personaggio secondo me ben riuscito, o sul mondo in cui è ambientata la vicenda, ma perché è il filone che introduce e sviluppa, tra virgolette, maggiormente le tematiche appunto femministe. Ma un filone. Cioè, sì, anche in altri si toccano queste tematiche, cioè sì, in altri punti di vista si toccano queste te questa, si tocca questa tematica che è urgente ed è bello che anche nella narrativa di genere sia presente. Secondo me si poteva sviluppare meglio. Sì, sì, si poteva sviluppare meglio, si potevano togliere pagine inutili, pagine di ripetizione di scene, battute portate, cioè a volte ci sono scambi di battute che durano troppo a lungo e non è che non dicono niente, ma ripetono le stesse cose che si sono dette nelle pagine precedenti. Quindi togliendo quelle parti lì, sfoltendo quelle parti, cioè, o meglio, sostituendole con un approfondimento delle tematiche, non so, forse avrebbe contribuito a dare un tono epico, forse, ma comunque a dare ancora più valore a questo libro. Per carità, le tematiche, cioè la tematica femminista c'è, è presente, anche soltanto per. Cioè, fin dalle prime pagine si sente dal punto di vista di Ead. Però secondo me, sì, a un certo punto con Ead si tocca il tema della stregoneria, il filone della stregoneria, che è innervato con il movimento femminista, comunque con la questione femminismo. Però questa tematica va un po' a perdersi. Cioè, si accenna in un punto. Si dà profondità a questa tematica in un punto, in un capitolo, poi va. Sì, è presente anche in altre scene, ma io no, boh, non l'ho sentita così forte come mi aspettavo, e non dico che non ci sia. Mentre per quanto riguarda le tematiche LGBT, niente di nuovo sotto il sole, nel senso che non è il primo fantasy che le affronta. George Martin, o anche se vogliamo, anche ne nella fantascienza, Red Rising, cioè Pierce Brown con l'ultimo libro, cioè il Iron Gold, affronta questa tematica. Cioè, affronta questa tematica, no, no, non è che l'affronta, la inserisce. Quindi, no, sì, è importante che ci sia, sì,
è importante che ci sia, sia presente non soltanto nella narrativa non di genere, però boh, io non ho letto niente di nuovo sotto questo punto di vista. Quindi, cioè, di personaggi dello stesso sesso che stavano insieme ho già letto in altri romanzi di genere o meno. Ecco, poi per quanto riguarda altre tematiche, secondo me sono buttate lì un po' così con frasi, no, non frasi fatte, frasi che secondo me contengono il nocciolo della questione ma non vengono sviluppate. Ad esempio a un certo punto c'è Nicholas, se non sbaglio, che dice tutti gli uomini devono essere uguali. Sì, ok, ma spiegamelo meglio. Qualcosa del genere, tipo non sarebbe bello se nel mondo fossimo tutti uguali? Sì, ma ok, sviluppalo questo pensiero, sviluppalo, cioè tutti uguali, vai avanti, vai. Oppure per quanto riguarda il discorso magia, anche lì la magia non è sempre negativa, punto, cioè non è pericolosa in sé, ok, vai avanti, cioè sviluppamelo questo discorso, perché il nucleo c'è, cioè il nucleo del discorso c'è, ma è talmente condensato in frasi anche un po' banalotte, permettetemi, perché non sarebbe bello che nel mondo fossimo tutti uguali, sì, l'ho sentita 100 volte, lo scrivevo anch'io nel tema di quinta elementare, cioè nel senso, sviluppamelo. Avrei voluto che andasse a fondo in queste questioni, o che comunque si innalzasse un tono epico sto romanzo. Quindi, per quel che mi riguarda, buon prodotto di intrattenimento, secondo me. Io mi sono divertita a leggerlo, a parte la parentesi della battaglia finale, che lì vabbè, mi sono cioè veramente stavo morendo dalle risate. E tra l'altro nella battaglia poi c'è una scena molto alla Endgame, Avengers Endgame, che vabbè, ha fatto morire da ridere. Cioè ha fatto morire da ridere sia guardando Avengers Endgame sia leggendola poi nel priorato. Dunque, questa è la mia opinione. Ci sono elementi innovativi, ci sono elementi positivi, intrattenimento, linguaggio moderno, tematica femminista presente, e ci sono altrettanti punti che secondo me indeboliscono la storia. Spero che il video vi sia stato utile, fatemi sapere se lo leggerete o se l'avete già letto cosa ne pensate. Io niente, vi aspetto giù nei commenti, as always, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!